Coca-Cola, ora che è arrivato qua Norberto. Ciao Norberto! Oh. Ciao Vipi! Allora, come andiamo? Bene, bene, dai te! Ah beh, qua si va avanti con i lavori, te sei andato in giro? Sì, stavo aiutando dei miei amici agricoltori che avevano bisogno, ecco perché non sono arrivato subito. Vedo che ti sei portato dietro anche il man qua, per quello che non lo trovo qua in farm. Visto che? Orpo, bello qua quel caricatore. Spettacolo, se domani dobbiamo caricare bellino, qualche sacco, ci fa comodo sto caricatore qua. Sì. Bene, bene, allora, puoi caricarti sul caricafieno là. Ok, perfetto. Quello che è qua dietro. Intanto io vado su a finire di ranghinare. Sì. Qua ricordati il cancello qua di chiuderlo. Se passi dentro. Aprirlo e chiuderlo. sì. Sono venuto già a piedi perché avevo una commissione da fare. Dico, vabbè, vado già a piedi e pace, insomma. Vediamo di non... Ah sì, una sgambata a vedere sti campi come Ah, sono sì. messi. Sempre sta sul trattore. Diventa il sedere quadrato. Ma sì. Ah, qua abbiamo anche un altro campetto da fare. Questo campetto qua è nostro. Porca, c'è un po' più traliccio in mezzo. Sarà da lavorare anche questo, eh. Lavorarlo. Sperando di non trovare bombe in mezzo al campo. E qua, ragazzi, c'è ancora qualche residuo di guerra. Di guerra. Vedete qua le andane. Qua super andane, guarda che super andane, ragazzi. Sì, sono contento delle nostre vaccotte, le nostre pecorelle. Meno male, ma basta che producono, così almeno. Esatto. Ah, cari miei, se non mettiamo la fossa qua, non funziona, ma che Non va funziona, niente. la fossa. Ecco, messo la fossa. Ah, faccio fatica a arrivare con l'attrezzo dietro, eh. Opa, non ha ben potenza quel trattorello. Ma Non è che lo hai scarburato durante i tuoi viaggi? No. L'ho messo sotto il carburatore maggiorato, ovviamente. Guarda mo che fuma, eh? Guarda, è una ciminiera questo trattore. Come attacca la PTO? Porco, mi ha attaccato. Oh, sa che è giunto qua, è troppo storto, eh? Qua sto home è troppo pizzeriello, mi sa, fa Ah sì? fatica. Ad attaccare la PTO fa fatica. Vabbè, noi cominciamo a ranghinare, boh. Io pian piano arrivo, eh. Sì. Intanto io ti preparo qua. Chissà qua se riuscirai a prenderla su tutta sta... vabbè. Proviamo a fare così, poi se proprio passiamo sopra... facciamo un po' meglio il mestiero. Dobbiamo portarlo a ripararlo, se non funziona quel trattorello. Sì, infatti, faccio pochi metri alla volta.
venire giù a vedere se funziona. Arrivo. Allora. Vediamo un po'. Io Arco, non sei neanche arrivato qua, come mai? Non lo so, non ho proprio idea. Ma non capisco il motivo perché è nuovo. Non è che hai qualche problema a livello di... cinghie, trasmissione... No. Non credo. Prova a vedere salire te, se riesci a metterlo in moto. Cioè, per metterlo in moto va. Prova a vedere se riesci a portarlo. Massimo, io vado su a ranghinare nel caso. Prova ad andare su a ranghinare. Allora. Ti funziona? In effetti è qua anche dato, come mai? Ok, adesso. Porca, qua mi prende la larga. Poi va a tirare in medio con quello? Sì, più o meno sì, dai. Bene, allora finisci di ranghinare e io... Ci devo passare sopra, giusto? Sì. Sì, è laterale. Ah, ok, a posto allora. Mezza una, mezza l'altra. Devo fare sempre l'andana e mezzo. Te sei abituato con quelli rotanti, no? Sì. E quelli rotanti qua non li ho trovati in zona, ho trovato quello. Quello è neanche il concessionario? Sì, ma mi ha detto prendi questo, ho detto vabbè, se non ne hai di altri prenderò questo. E allora mi fa, guarda, stai attento che sto qua è tutto laterale, non è rotante, vabbè. Ma, strano. Quel poco di campi, beh, insomma, magari rotanti ti prende più largo forse. Vabbè, dai, faremo bene qualcosa noi. Ecco, sa che facciamo meglio far così. Siamo già fini, ottimo. Bene, bene. Ciao, vediamo un po' se è venuta bene questa ranghinatura qua. Ma sì, dai. Non male. Sì, l'importante è fare l'andana. Avere la comodità di non star rallentare mai a... Ah, ma poi hai già fatto tutto te praticamente. So. Beh, avevo fatto metà, poi è venuto a piovere, se piove è meglio non spostare il fieno perché sennò è un macello. E qua c'è anche il frumento che viene su pian pianino.
Sì. Nostre tre vacche sono qua che aspettano sulla soglia. Diciamo che qua hanno una fame micidiale. 11.000 litri tutto per loro, mi sa. Eh sì, veramente. E poi magari più avanti arriva un altro aiutante che ci dà una mano a fare i lavoretti, perché se vogliamo seminare patate il discorso si fa un pochettino più lungo, ragazzi. Eh sì, perché qua in questa zona sono un po' più carenti di patate, frumento e orzo, che sono i cereali più richiesti, e dobbiamo dare una mano a tutta la società, perché sennò qua Come vai te? bene, Fai vedere questo bene, macchinario bellino. bene. Provo a vedere come, se magari adesso funziona meglio. Che dici? Non vuole andare con me? Boh. Non vuole andare con me? Non vuole andare con te? Allora vai avanti qua con le andane, allora. Tanto ti manca ancora una qua centrale. Eh sì, me l'hai messo dritto. Grazie. Certo. Qua il filo spinato, ragazzi, non l'hanno tolto via dalle trincee, l'hanno ancora lasciato su. Accidenti, hanno paura che gli rubo un po' di erba. Certo, cosa credi? Sacramento. Hanno proprio un attaccamento forte a sta proprietà. Mamma mia. Eh sì, ragazzi, se non ci si dà una mano fra di loro, fra di noi. No, infatti. Bel problema, sì. Beh. Boh. Dovrei. Bip bip, bip bip. Chiedo scusa. Vai, vai, tranquillo. Non ci sono gli specchietti retrovisori in questo trattore. Qua è un lusso avere gli specchietti retrovisori. Infatti. Ce li possiamo mettere, volendo. Un pezzo di plastica, uno specchio rotto, via. Bip bip. Mi sposto. Adalberto! No, no, noi stiamo all'aria aperta, senza specchietti, senza niente.
Già quel trattore che avevamo qua la volta scorsa aveva anche la cabina, non l'avevo mai vista su un trattore. Come si è trovato? No, bene, era comodo, era, mi sa che era un modello abbastanza recente, nuovo. Ma che hai ancora mezza andata da fare qua, o Dove? no? Quella parte più piccolina in mezzo. Aspetta, eh. Ah, già. Io raccolgo su questi, penso che basta per il resto facciamo in ballatura, perché qua è... se magari si vuole vendere un po' di fieno l'ho pronto. E se c'è una bella richiesta, magari si può. Magari se c'è qualche richiesta su dal negozio agricolo, siccome che qua in questa zona c'è stato un bombardamento non proprio fitto, ma qualche azienda è stata proprio distrutta del tutto. Allora, magari qualche bracciante viene qua a darci una mano a noi. Quindi dobbiamo anche vedere Speriamo, dai. di dare lavoro, perché lavoro penso che ce ne sia, purtroppo. Sì, certo. Se siamo un attimino a corto di macchinari, magari possiamo guardare anche di qualcosa a noleggio come la volta scorsa che ho fatto. Sì, potresti. Forse no, fare un investimento. Si può fare un investimento. Vediamo anche in base alla richiesta che c'è. Ma qua quanto mangiano queste vacche? Ne abbiamo tre. Ah, orco. 15.000 litri hanno voluto alla fine della fiera. Sono solamente in tre, ragazzi, eh. Tre. Qua chiudiamo. Devo mettere un po' di olio a questo. Riuscirò mai a girarmi con questa pendenza? Dai, Vediamo le pecorelle quanto vogliono. hanno preso tutto le pecore? Sto scaricando adesso. Vediamo se ne hanno abbastanza, se non vengo soffermato il viaggio. Oh no, ne avanza, allora questo qua lo lascio. E imballiamo adesso. Allora, togliamo la potenza. E togliamo questo. Allora, dove abbiamo messo? Ah, devo. Mi sa che devi venire giù te a prendere l'imballatrice. Ah sì? Una Quando. parola. Aspetta, che magari arrivo su io. Norberto, vuoi d'accordo con i trattori oggi, Norberto? Oggi no. Orpo. Mi sa che andrò a fare un girettino al bar e lascio lavorare te. come comodo, Orpo. Fai pubbliche relazioni, cerchi manodopera. Sì, infatti, tra un grappino e l'altro, magari. Oh, eccoti qua. Proviamo a vedere se funziona. Magari Ah, non penso. Vediamo. con un carico leggero, proviamo. Ma che roba? E
come sei slitta? E c'hai un muro visibile davanti. Ah, scusi, Bacco. Beh, prova a portare giù con la home il ranghinatore. Magari i carichi leggeri, più leggeri ancora. E anche quello, non lo so. E ve le metti le balle, poi? Le balle le mettiamo là vicino alle pecore. Ma le metti sul carretto, poi? Sì, allora, abbiamo un braccio dall'imballatrice e le carichiamo qua direttamente al volo. Praticamente ma magari si riescono a prendere, in mano le butto su io. Ma... Sì, ma le quelle che saltano fuori sì, ma almeno le più grosse ti seguo pari passo. Sfruttatore, se ce la fai. Il suo pari passandana. Osti, hai tutti i mezzi contro oggi? Sì, mamma mia, veramente. Oh. Vabbè, mi rilasso qua sotto con un mio con un bianchino. Una cosa bianchino, mi fa venire sette. Vuoi favorire? E dopo. Allora, vado giù a prendere l'imballatrice e torno su scinta. Vediamo se riusciamo a fare star dentro senza stare intarmati. Beh, in effetti sto tratto rotolo va abbastanza piano, vabbè. Sono abituato con quello nuovo che è proprio un nuovo bello, Vabbè. Visto c'è, questo bisogna usare. Allora, l'imbala di testa. Togliamo come al solito la potenza, guarda che lavoro la potenza. Mi sa che è per quello che non lavora bene sto mezzo, mi sa. Mi sa anche a me.
Ah, la gallina che mi mangia le ruote. Vai, via gallina. Guarda, te tutti i posti ci sono. La gallinella. Un mezzo storto. La colpa di quella gallina, sono andato storto. Vabbè, noi andiamo poi. Allora, torniamo all'incontro, dobbiamo. Andiamo su a vedere se ha finito il grappino, Norberto. Al singhiozzo. Chissà come mai. Ah no, ne ho bevuto un bicchierino, due. Niente di che. Sono mica ubriaco, eh. Ma chissà. Aspettiamo Ah no. che arrivo là. Oh, mi gira tutto. Mi gira un po' la testa. Ma, primi sintomi. Ah. È troppo sole. Troppo alcol. O Ah, se lo dici te. l'ho fatto in casa io, sai com'è. Più Ah, è la distilleria alcol che privata. grappa. Grappa di... Ah, boh, non so. Fate su un Ma miscuglio sì. potente. È anche buono. Oh, dove sei? Arrivo. Sono sulla rampa. Eccoti là che stai andando a zigzag. Ti imballo su e ti pacchetto. Via, 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 via. Prova a prendere il trattore e venire su a vedere se funziona. E non, dici che non riesco a prenderti la mano, te la butto su? Tanto non è un problema per me. Ah, vabbè, provo, proviamo a vedere. No, ci risparmiamo un po' di lavoro, se no. Proviamo a E fare un'andata, vediamo, ma. vediamo, dai. Allora. Mi ricordo i tasti giusti, i bottoni giusti. Ok, mi ricordo giusto. Attaccato dietro? Sì. Proviamo ad attaccarmi la potenza. Ok, Vai. buono. Fatica. Un po' mi sa che dobbiamo attaccare l'altro. Eh sì, senza mi sa. Cambio trattore. Sì, devo attaccare Aspetta l'altro. che ti stacco io. No, prova a spegnere il macchinario, per favore.
Ok. Vai. Qua queste pendenze sono micidiali, questo qua poi ha 50 cavalli, porito. Porito, porito. Prova ad andare su te, solo col trattore a vedere. Ok, questo è fatto. Qua col trattore con le asce di legno, che spettacolo. Incredibile. No, oggi non riesco a lavorare. Sono tutti contro di me. Mi sa anche a me. Come mai? Ogni tanto non va. Anche a me però fa, un po' gli scherzetti. Vale. Oh, adesso va. Mi sa che dobbiamo fargli un controllino a sti mesi. Perché hanno l'avviamento. Boh, strano. Oh, Occhio. vai. Ha tagliato tutto. Buono. Adesso vai meglio? Sì, molto meglio. Beh, a parte che potrei anche scaricarle una volta che sono qua. Però quante balle mi hanno fatto fuori qua? Due. Neanche due. Due, tre. Provo a scaricarle qua, a vedere. Prova a vedere, prova, prova. Allora, insomma, sì, dai, una è caduta. Ok, Adesso le sistemo io, non ti preoccupare. tanto vado adesso a fare. Sì, poi faccio il bordo lassù. Sì, vai, se l'ha posto. Al magazzino. Ciao, facciamo un bel tiro da tre, vediamo se riesco a farlo, se riesco a metterla sul carro. No, sono troppo ubriaco. Troppo ombriachello, ah? Eh? Lassù nell'angolo avevo paura che non riuscivo a prenderlo, infatti. È troppo largo sto marchingegno. Poi è un posto brutto. Vabbè, se è così. No, vabbè. Altro carico. Vado ancora un po' avanti? Sì, prova. Sì. Così? Ok. Oh, perfetto. Ottimo.